Wake up a tutti ragazzi, sono Chuck, siamo qui oggi sul canale di Melagodo Army per questo video, speriamo di essere qui in questo video abbastanza retro time, diciamo un bel po' di tempo passato fa, tanto secoli fa, c'era una volta la PlayStation 1, stiamo parlando di FIFA 2002 per PlayStation 1, andremo a fare una partitina oggi, una partita a Semplice, cioè vediamo, sì, campionato italiano, visto che le squadre le conosciamo, direi di scegliere, che squadra scegliamo ragazzi? C'era il Venezia all'epoca, caspiterina, no, direi di rimanere, no, Brescia, se facciamo una Fiorentina, tanto per scegliere qualche squadra qua. Fiorentina, Parma, ecco, così va bene, solo per non andare a incasinarci le cose. Andiamo avanti. Direi di scegliere Fiorentina, sì, dai. Fiorentina, Firenze, bellissima città. Come cazzo ci va avanti, ah, giusto. È una roba, all'epoca non era tanto facile, Ok, vediamo, difesa, tackle moderato, cerco, selezione giocatore, X, tackle aggressivo, quadrato, sprint, il triangolo. Questi qua erano tasti che all'epoca, mica male, eh? Adesso corrono tutti con R1, R2, che cazzo che dipende dal gioco FIFA o PES. All'epoca sprint, e dovevi continuare a schiacciare il triangolo per lo sprint. Questo è debole tra Fiorentina e Parma. Il preferito per spettatori e soprattutto spettatrici è Massimo Caputi. Massimo Caputi! È tutto pronto! Attenzione! Si parte, vediamo Gomez che passa la palla a Chiesa, mamma mia, oh ragazzi, no, ti giuro, è una roba assurda, corre così, vediamo Chiesa che la passa a Rossi, Rossi, ma viene intercettato il pallone dal Parma. Vediamo ancora, perdiamo la palla, passaggio in avanti a chi non si sa, porca di quella trota. Però ancora Di Livio che passa la palla davanti, dove c'è Chiesa può andare verso la porta, si accentra, attenta al tiro che non va, però ancora Gomez viene fermato da Frey, all'epoca 12enne, già pagato, e quindi riparte la manovra offensiva del Parma, però la palla ancora dell'attaccante del Parma che tenta il tiro, però taglia la tela, sì, è lui, attenzione, taglia la tela! Vediamo, passaggio lungo con la X, io volevo passare lì vicino a qualcuno, però non è così, ancora Di Livio che la passa al giocatore del Parma, ovviamente qua giochiamo tutti insieme, non c'è distinzione di giocatori, però bellissima palla per Gomez, rete, palo, gol di Gomez, Fiorentina in vantaggio! Vediamo che va davanti al portiere del Parma a fare un suka, incredibile, subito 1-0! Rivediamo il replay, quello lì sarebbe stato rigore se l'avesse messo giù il difensore del Parma, però subito in vantaggio al 14esimo minuto. 1-0! Ragazzi, 1-0! C'è 1-0! Attenzione, Chiesa viene messo giù, fallo secondo l'arbitro e si riparte ancora con Chiesa. Semplice, qua non c'è passaggio di qua di là. Selezioni il tasto Rossi e parte Rossi, lo vuole mettere in mezzo, un passaggio del tutto schifoso, Cannavaro al Parma, oh, questo sì che è una roba inaspettata, non me lo ricordavo. Gomez, il mio passaggio ancora, Vanoli che la passa lì in parte da Agostini, Agostini che la passa davanti, un passaggio filtrato per Gomez che può andare da solo, però la mette in mezzo e sbaglia, ben arrivo, riparte con la palla al piede, l'appoggia Ferrari. Buono questo disimpegno del Parma che esce, ora palla al piede, Nakata la mette in mezzo, però c'è, no, sbaglia il disimpegno a Dani, tenta il tiro al Parma, però ancora taglia la tela si trova là, parapipapà, e si riparte, passaggio lungo di taglia la tela, Chiesa l'appoggia lì a Rossi che l'appoggia in avanti a un suo compagno, ma la palla non passa. Ferrari ancora, attenzione, Nakata viene fermato da Vanoli subito in avanti, passaggio filtrante per Chiesa che la dà pallone lungo dove può andare Gomez, si destregge in mezzo a due, va Gomez viene messo giù, questo qua era un rigore, porca la troia, bastardo. Questa è una palla facile. Va, fanchiule.
Incredibile, attenzione ragazzi, ancora Repka, passaggio dietro per Tagliatella, Tagliatella può andare profondo, così fa, ma la palla è ancora, sì, Paragostini, Agostini Fiorentina, palla Paragostini, ma viene fermato, mannaggia la Bumarol. Attenzione Ferrari, viene fermato da Vanoli che l'appoggia subito a Gomez, Gomez si può centrare, vuole andare da solo, no, però la... l'appoggia, ma il pallone non arriva al destinatario, però ancora Di Livio che si restringe in mezzo a due, la palla ancora per Chiesa, il tentativo, il pallone non va, Frey molto freddo in questa parata, passaggio lungo di Frey sui piedi di Vaio, però ancora Gomez sbaglia la manovra offensiva, il Parma, e regala la palla a Fiorentina dove può andare adesso Di Livio, Di Livio che si destreggia in mezzo a molti difensori del Parma, vediamo che può andare da solo, non viene fermato, la mette in mezzo, pallone alto dove però non arriva Gomez, e finisce quel primo tempo su un risultato di 1-0 per la Fiorentina. Tutti negli spogliatoi per bere un tè caldo, vediamo una passeggiata leggera, delicata per uscire dal campo da parte di Tucci. Ecco, ma fanciolo, da parte di tutti i giocatori, vediamo Fiorentina in vantaggio per 1-0, tiri totali 4 della Fiorentina, 2 per il Parma, tiri in porta 3 per la Fiorentina, 2 per il Parma, nessun calcio d'angolo, nessun cartellino, un fallo da parte del Parma, nessun fuorigioco, un possesso di palla da parte della Fiorentina del 54% contro il 46% del Parma. Bene, tutto è pronto, possiamo... Cazzo, si fa qua? Controller, non lo conosco, non mi ricordo. Start, sì. Vediamo, si direi di riprendere subito la partita. Iniziamo con il secondo tempo. Vediamo che entrano tutti in campo, entrambe le squadre, 22 giocatori. Guardate, guardate che linee sinuose che hanno i giocatori. Si riparte ancora subito Gomez con la palla al piede che tenta di andare da solo, ancora un'altra volta viene messo giù sulla palla. Questo è fallo, porca di quella... Vediamo cosa possiamo fare qua. Allora, triangolo, cerchio, quadrato. Si può anche, vedete, mi ricordo questa bellezza di tiro qua. Io ci provo, ragazzi, ci provo perché... come cazzo si fa? Se schiaccio X mi fa il passaggio, il tiro è il cerchio, c'è il personaggio là. Allora a sto punto faccio quadrato, la metto lì. Dove c'è Gomez che può andare in mezzo. Viene fermato al momento del tiro. Che sfiga! Ancora Adani, grandissimo! Riprende la palla però la sbaglia ancora Di Livio che l'appoggia lì dove c'è Agostini è da solo, nessuno gli va in appoggio, 1-2 con Vanoli l'appoggia a Di Livio che va avanti ma viene fermato da Almeida, però ancora Di Livio che la dà lì dove c'è Chiesa può andare, il tiro è Frey ancora, vediamo, tentiamo di sollecitare la portiera a sbagliare ma non è così. Non ho più fiato, ma non è così. Moretti l'appoggia ad Agostini in avanti dove c'è però Nakata che intercetta il pallone. Gomez è tutto pronto, sta partendo da solo Gomez, non c'è nessuno davanti, la può mettere in mezzo, dove c'è Chiesa tenta tiro, mamma mia parata, ma la palla va in porta lo stesso, un tiro sbalorditivo potente, una bomba addosso alle mani di Frey che non la può tenere e si insacca alle spalle del portiere. 2-0 Fiorentina. Si riparte, palla al centro, Mbuma, Di Vaio, ancora Gomez che prende ancora la palla, grandissima partita di Gomez che appoggia dietro le parti del Repka che cambia campo, un cambio campo di merda, cazzo che schifo. La palla ancora per Mbuma, Ndogazzo vai, Moretti. Attenzione alla palla però. È ancora della Fiorentina, l'hanno lasciata lì. La palla, attenzione, porca puttana. Però ancora Agostini. L'appoggia Chiesa può andare da solo, Viene messo giù, un altro fallo da dietro, l'arbitro non dà il fallo, porca puttana, dovremmo fare un ticket all'arbitro che però in questi giochi non c'era ancora, chissà era in tribuna a parlare con la moglie. Ancora Rossi l'appoggia a Di Livio la larga dalla parte di Vanoli che può andare da solo, tenta l'uno contro uno, va veloce, un treno, attenzione, la passa lì, dove c'è
il giocatore Gomez che la mette in mezzo, un passaggio forte, passaggio forte, dove può andare Chiesa che ci arriva, ma è troppo troppo largo il pallone, esce. Andiamo, attenzione, attenzione, Almeida, Almeida che viene fermato da Dilivio, Dilivio, Dilivio che ha la palla dove non si sa chi ci arriva, tenta Rossi un tiro, ma Frey non ha problemi, parate oggi di Frey, una, bravo, Moretti per Agostini, Agostini che la allarga dalle parti di Fanoli ma non ci arriva, però non si ferma il pressing dei giocatori fiorentini, infatti conquistano palla ancora Agostini. Agostini per Vanoli che può andare da solo a campo davanti a lui. Vediamo che la dà subito in avanti per Gomez. Gomez che può andare, la può mettere in mezzo ancora, ci riprova. Chiesa, Chiesa no, viene anticipato. Vaffanculo però il pallone, ecco, te pareva. E ancora del Parma che avanza. Avanza con Almeida ma non per molto perché è sempre Rossi a conquistare palla. Vanoli, Vanoli che la dà lì a Gomez. Gomez ancora, campo libero. Va avanti Gomez, vediamo se la mette in mezzo, la mette in mezzo, dove può andare Chiesa? Chiesa no, viene ancora intercettato questo pallone per Chiesa. Il pallone finisce nelle mani di Frey, non si sa come. Recupero, ci sono 2 minuti, 3, 4, 5, non lo so, il tempo avanza. Il tempo va, passano le ore e la partita è finalmente finita e vince 2-0. La Fiorentina contro il Parma. Gol di Gomez e Gomez, Chiesa, non mi ricordo. Spero che vi sia piaciuto il video, ragazzi, di me la godo. Grande community, grande gruppo, una grande famiglia. Io spero di che questo video venga caricato e magari se vi piace ce ne saranno molti molti altri. Un saluto da Chuck. Ciao a tutti, me la godiani!